Ciao a tutti, come va? Spero bene. Dovevo fare il video ancora oggi, però poi aspetta che devo fare una cosa, aspetta, aspetta, aspetta. Adesso con questa luce di cacca non si vede niente, perché oggi ho fatto le frittelle, magari così si vedono meglio. Io le adoro le frittelle di carnevale, le adoro, le adoro. E così ne mangiamo un paio insieme, facciamo un mukbang carnevalesco. Teniamo così, proviamo a tenere così. Come state? Oggi è stata una giornata stupenda, ho avuto la finestra aperta fino a un'ora fa, c'erano 17 gradi. E ho fatto un po' di cose qua in casa e ho fatto le frittelle e ho tenuto sempre la finestra aperta, stupendo, sembrava primavera inoltrata. E ho comprato, si vedono, questi orecchini, si vedono, a un prezzo veramente. Perché hanno gli quei cristalli là sono Swarovski originali. Ora, non sono imitazione, sono proprio Swarovski. Però magari penso che non sia proprio la pietra, cioè che li abbiano fatti, penso, con i pezzi restanti del cristallo. Non lo so perché è un prezzo così. Però ho letto c'è anche la garanzia che sono Swarovski originali. E così. Così. E così. C'erano solo questi due modelli qua. Dirvi? Scusate l'assenza, ma vi assicuro che non è facile. Non è facile in questo paese tutti i documenti che richiedono, tutti, 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 ed è una corsa contro il tempo. Poi ho passato, non so se ne sono uscita del tutto un periodo. Ci sono stati dei giorni che restavo seduta davanti al computer e non riuscivo a fare niente, 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 niente. Avevo delle cose da fare, fotocopie, dicevo dopo, dopo, e restavo solamente seduta davanti al computer. E pensi, e stai male. Però ho deciso, dai, da domani si comincia. Si ricomincia come prima. E così. Allora, lasciamo da parte i pensieri tristi. Cosa volevo dirvi? Volevo dirvi, allora, cominciamo dalla pesata farsa della Chiarona. Io vorrei avervi tutti qua davanti e per alzata di mano vorrei chiedervi chi ha creduto a quella pesata? Esatto, non vedo nessuna mano alzata. Non era vera quella pesata perché quando lei è salita sulla bilancia gli dava errore. Vuol dire che pesa più di 150 kg. E la bilancia non riesce a elaborare il suo peso. Ora, dal momento che tu, dopo anni di bugie, perché bugie si tratta, hai deciso di pesarti, perché ancora bugie? Perché ancora prendere per i fondelli la gente? Se invece di pesare 150 ne pesi 180, a noi cosa cambia? Nulla.
Però per una volta qualcuno diceva, beh, dopo tante balle, finalmente adesso vorrà fare un percorso serio, magari per restare incinta, magari per avere un bambino, e per cui sta facendo un percorso serio. No, ancora balle. Ma la cosa che mi ha fatto incavolare in una live, adesso non ricordo perché ne ho saltate tante, perché veramente ho staccato con tutto il mondo in questi 10 giorni. È stato un video dove diceva che la dieta, sì, giustamente dice non si può perdere in una settimana perdere 10-20 kg, perché dice la dieta l'abbiamo cominciata. Quando amore l'abbiamo cominciata, amore, e lui dice fine mese il 20, no, ma scusa, ma fino a poco tempo fa che diventavate delle bestie in live quando qualcuno vi chiedeva della dieta e se chi non ci credeva veniva bannato? E poi nei mukbang vi mangiavate anche la tovaglia che non avete? Vi mangiavate il mondo? Ah, invece adesso la dieta l'avete cominciata 10 giorni fa? Ma allora basta! E poi mi fanno ridere i commenti che mi scrivono sotto, ma che non mi fate neanche un pelo di freddo, proprio zero, perché io continuo a fare i video come, quando, dove, come voglio. Ma perché? Ma sei acida? Ma di qua? Ma io vi ho risposto perché rispondo a tutti e non cancello niente. Se a voi piace essere presi per i fondelli, bene. Ma qual è il problema? Continuate, mica vi ho messo una pistola alla testa e dire no, non dovete più seguire lei, seguite me. Non l'ho mai detto, non lo dirò mai. Ma non potete pretendere che anch'io mi faccia prendere per i fondelli da quella. Fino a ieri dieta, dieta ferrea, stiamo facendo la dieta, sappiamo noi, siamo dimagriti, ma dove che la tua mano sta sparendo? Dove che hai un avambraccio che sembra un bombolone di una cisterna di silos? Ma dove stai dimagrendo? Cioè io non ho mai visto un polso del genere. E vabbè, questa è un'altra balla, bella, grossa, la dieta, vabbè, adesso l'hanno cominciata. Ma non aveva detto che giovedì c'era un'altra pesata? Dov'è la pesata? Giustamente ha parlato del coronavirus, una cosa che preoccupa tutto il mondo. Sta preoccupando tutti, sta preoccupando da morire me che ho figli, sta preoccupando tutte le persone, sta preoccupando una cosa seria, ma la cosa che mi lascia un po' così, il fatto è che lei non ne ha parlato perché è una cosa di interesse sociale, perché l'ha detto anche lei, ha visto quarto grado solo perché parlavano di questo e se no lei si guarda le serie horror, cioè non hanno un minimo di cultura sociale, politica, storica, zero, ignoranti, poi dà degli ignoranti a noi. Ma vai, cara, vai. No, per distogliere l'interesse dalla pesata che doveva fare, ha parlato del coronavirus, perché è così. Il giveaway, che fine ha fatto? Che fine ha fatto? L'ha lasciato là perché allora qualcuno che entra di nuovo vede questo, si iscrive, fa tutto quanto, ma non sa che è una burla. La porta a soffietto? Non doveva arrivare a fine novembre la porta a soffietto. Che fine ha fatto? Dove sono andati a prendere il legno? Stanno sradicando gli alberi uno a uno per farle la mano proprio dei tronchi proprio?
E vi ricordate il pavimento? Che ha detto che arrivavano i mobili e tutto quanto, e poi rimetteva il pavimento. C'è una cosa assurda perché dai, fa in bianchi le pareti che le ha imbiancate. Vabbè, metteva i mobili e poi fa il pavimento. Ma dove l'hai visto? Dove l'hai sentito un'assurdità del genere? Non ho parole, va. E vi ricordate quando ha fatto un piccolo spoiler dove metteva le mensole e diceva qua c'è un buco che poi Davide va a stucare? Quanto ci scommettiamo che quel buco c'è ancora? Ci scommettiamo? E gli ASMR? Vi assicuro, buonissime. Mamma, io me ne finirei. Perfette, cotte alla perfezione. E dentro c'è uvetta e basta. Poi ho messo gli aromi, l'arancia, il limone, il rum. Strabuone. Scusate. Buone, buone. E così, a cominciare dal matrimonio, che la gente la critica per la sua felicità, ma io te lo auguro, solo che non è vera e falsa anche quella come te. Il matrimonio da favola non era un matrimonio da favola, era un matrimonio normale. Il vestito era stupendo, no, non era stupendo perché le maniche erano un pugno in un occhio. Le maniche facevano a pugni col vestito perché era un bianco ottico su un bianco avorio, proprio uno schifo. Per me le maniche hanno rovinato, anche se il vestito poteva meritare, però le maniche l'hanno rovinato per me. Perché non erano lo stesso colore, lo stesso tessuto, lo stesso. No, le maniche non avevano un filo conduttore col vestito. Tutto qua. Le bugie. Vedremo adesso gli ASMR che dopo il matrimonio cominciava a farli. Ma sapete perché non li fa gli ASMR? Perché non monetizza su quel canale. Cioè non è che non monetizza, il canale è monetizzato, ma non prende i big money come fa nel canale dove la platea delle 1000 bugie. È per quello che non li fa, non perde neanche tempo a farli. Quando voleva imitare Follettina, vi ricordate? Follettina aveva 200.000 follower. Follettina ha fatto successo con le bambole Reborn. Allora cosa si fa? Ma è normale. Compriamo anche noi delle bambole Reborn, orrende, ma le compriamo. Che non sono Reborn, sono bambole orribili. Che non sembrano neanche minimamente bambine vere, ma proprio lontanamente, e poi le lasciamo là perché non va neanche quello. Doveva fare le miniserie con Stefanino, ma poi anche quello è andato. E le bambole Reborn sono restate là sul divano a impolverarsi. E le centinaia di euro che ha speso per tutti i vestiti di quelle bambole? Perché ricordatevi, non ha solo Allison là che è là, ha anche un bambolotto maschietto e un'altra bambola orribile, che è proprio orribile, da un'altra parte. Ha comprato centinaia di euro di vestitini
E dove sono? Dove sono i video con le bambole? Lì. Eh già, adesso vedremo la prossima pesata, perché la prima pesata, quando è salita sulla bilancia, i suoi piedi erano sopra il fiocco di Hello Kitty. Fatalità, si è interrotta la live. Fatalità, fatalità quando si pesa. Quando ha ripreso il video, i suoi piedi non erano più sopra il fiocco di Hello Kitty, ma erano sotto. E segnava 149 e passa. Ma invece la prima volta dava errore. Infatti, nell'ultimo video, se non vado errata, perché vi ripeto, ho staccato tutto e ho guardato proprio pezzettini, per cui se non so una cosa io lo dico prima. Se non vado errata, lei lo ha ammesso e ha detto che pesava più di 150 kg, per cui la bilancia non gli ha dato il peso reale. E a me personalmente non interessa 180, 150, 120, 100, 190, però se fai una cosa o la fai o continui, cara, con la tua serie di bugie a prendere in giro la gente, come sei abituata a fare tu. Ma con la faccia tosta anche, oh! Con la faccia tosta. L'altro giorno, Get Ready With Me, a parte che cosa ha detto? Ah, Happy Birthday, cioè che lingua è? Spiegami che lingua è. Happy birthday. Spiegamelo, spiegacelo. L'altra cosa che ha detto, what it in a day, una cosa del genere. Vabbè, lasciamo perdere l'inglese che lasciamo perdere. Ma quando si è truccata ha detto che non mette un lip gloss più accentuato perché ha finito l'acqua micellare e per cui le salviettine ne servirebbero troppe. No, ma scusa. A parte che per togliere anche il rossetto più tenace basta il dentifricio. Cioè, tu metti un po' di dentifricio sul dito, lo sfregoli sul rossetto, poi ti lavi e viene via, a parte quello. Ma ti preoccupi di un lip gloss che ci vorrebbero le salviettine e tutto quanto e ti dai 3 passate di mascara? Per cui per togliere le 3 passate di mascara, quante salviettine ti sono servite? Come i compiti di... Mi si sta atrofizzando la mano. Eh? Non lo so. Che poi c'è sulle labbra, sulle gengive te lo sei spalmato nella parte superiore perché non ce le hai le labbra, le hai per dentro. E se posso darti un consiglio poi fai come vuoi perché ognuno è libero di fare ciò che vuole. La cipria ciccia serve per opacizzare il trucco e tutto quanto. No, è una polvere, non va messa sulla pelle così perché come dici tu no, non ti metti tante cose la cipria, è come se non avessi messo niente. Perché non ha nessun senso mettere la cipria sopra la pelle così. Perché ha un altro scopo la cipria. Cioè, se tu fai un Get Ready With Me, cioè devi anche spiegare, devi anche saper spiegare, ok, nessuno di noi è una make-up artist o pretende di esserlo, ma le basi, almeno le basi per un trucco.
Che poi hai detto un trucco da giorno così leggero e ti fai gli occhi da Cleopatra fino alle sopracciglia, ti fai la matita nera. Ma dai, e usi una palette comprata da Primark che non scriveva neanche, non era per niente, non erano per niente scriventi quei colori e facevano solamente fallout, c'erano polveri dappertutto. Poi tu dici che hai la pelle perfetta, ma cosa che quando ti fai i primi piani sei tutta piena di brufoletti e non hai una pelle omogenea, non hai un colore omogeneo sulla pelle e sei tutta piena di imperfezioni. Ma cosa? Il trucco non rovina la pelle se te lo metti la mattina, la sera te lo togli e ti lavi la faccia. Ma io non sono mica sicura che tu ti sei struccata dopo con quelle 3 passate di mascara. Tu hai tolto solo quel lucido che ti impediva di mangiare e l'hai lasciato sopra così perché tanto non avevi fondotinta niente. Ti sei truccata così sopra la pelle così, senza senso. Un trucco no sense. No sense. Se vi interessa la ricetta delle frittelle, le ho fatte con 250 g di acqua, 50 g di zucchero, 50 g di burro, 150 g di farina e 50 g di frumina, maizena, la stessa cosa. Praticamente metti l'acqua a bollire. Col burro, lo zucchero e un pizzico di sale. Quando l'acqua comincia a bollire, butti tutto in un colpo la farina e la frumina e mescoli con un cucchiaio di legno. Mescoli per 1 minuto sopra il fuoco, lo abbassi un po', finché non si forma una bella palla compatta di pasta. Continui a rimescolare ancora per 1 minuto, dopodiché, ancora con la pasta calda. Oddio, la si mette o in una planetaria o in una ciotola e si aggiunge un uovo alla volta, uno alla volta, non di più. Si aggiunge l'altro quando il primo è assolutamente assorbito dalla pasta. Quando la pasta diventa lucida, lucida, una bella lucida gialla e non è né liquida né densa, ma cade dal cucchiaio pesantemente, si aggiungono gli aromi, ho messo la buccia del limone, un po' di succo d'arancia, un po' di rum e tutto quanto e l'ho lasciata riposare. A impasto freddo ho messo l'uvetta 150 grammi, che l'ho prima lavata e fatta mollare in acqua tiepida, poi l'ho scolata, asciugata su carta assorbente e l'ho incorporata, e mezza bustina di lievito. Ho lasciato riposare 5 minuti e ho cominciato a friggerle. Buonissime, vi assicuro, buonissime. E così. Come state? Vi prometto che vi farò video più spesso. Vi farò video più spesso perché mi siete mancati tanto. Perché anche fare video ti toglie via dei brutti pensieri. Sembra di parlare con amici e parli un po' e quella mezz'oretta là. Stacchi, stacchi un po'. Ok, un'altra bella notizia. La settimana scorsa ero preoccupata perché il mio contratto sta per scadere e di solito nell'azienda un 15 giorni prima che scade ti mandano a chiamare e ti dicono se te lo rinnovano oppure no, lo arretrano. E invece, grazie a Dio, grazie veramente a Dio, me l'hanno rinnovato. Perché io ci metto l'anima in tutto quello che faccio. Nel lavoro sono seria, faccio il mio lavoro
E lo faccio con il cuore, anche perché mi hanno messo a fare il mio lavoro, mi hanno messa da sola nel tavolo da taglio, taglio e cucio, taglio i pezzi, faccio il materasso, li segno, traccio e poi con la sega elettrica taglio. Dopodiché adesso ho tagliato 8 rotoli perché me ne restano due. Ho cominciato a cucire perché ci sono già tante scatole di pezzi tagliati. E sono contenta. Io spero che voi abbiate passato una bella domenica in ottima compagnia, che sia stato bel tempo da voi. Speriamo che questa cosa, insomma, riescano a contenerla. Anche se io credo che non sia stata la natura, che sia stato l'uomo a creare questo inferno, è stato l'uomo a creare questo virus. E si dice che in Australia abbiano trovato il vaccino, l'antidoto, però voi lo sapete come me che prima che arrivi in commercio ci vorranno 2 o 3 mesi. Speriamo che con questo allarmismo, addirittura la gente che va a farsi mega spese, non esce di casa, cioè, si faccia più in fretta possibile perché la situazione veramente gli sta sfuggendo di mano. Secondo me all'inizio pensavano di contenerla questa cosa e non hanno creato allarmismi inutili come dicevano loro. Invece no, dovevano crearle fin dall'inizio, darsi da fare perché pensavano una cosa, invece è come l'olio, quando ti cade non riesci a raccoglierlo tutto, si espande. E secondo me è successo così, non riuscendo più a contenerlo. Prima solo i cinesi erano, come si dice la parola, penalizzati. Invece adesso abbiamo visto che ha contagiato italiani, sono morti anche italiani, gente. Speriamo bene Dio che questa cosa riesca a rientrare e che si trovi una cura perlomeno quello. Vi auguro una buona notte. Vi ringrazio perché vi scrivete lo stesso, vi ringrazio dal più profondo del cuore. Vi mando un grosso bacio, il mio cuore che mi segue da sempre, e a presto. Vi prometto che vi farò video molto molto più spesso. Grazie mille. E un bacio a tutti. Ciao!